questo motivo abbiamo domandato ad un esperto, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, l'ingegnere Pierluigi De Amicis. Per parlare un attimo di quello che è il livello di sicurezza nella città dell'Aquila e nel comprensorio aquilano. Questo soprattutto dopo il tragico evento sismico ormai quasi di 11 anni fa, che il 6 aprile 2009 ha coinvolto un po' il nostro territorio in maniera sicuramente devastante. Ci ha colpito per parte delle tragedie, con i decessi che ci sono stati, però abbiamo avuto un'opportunità con questo sisma. Siamo riusciti in qualche modo a trasformare quello che era una tragedia in qualcosa di positivo nel nostro territorio. Stiamo ricostruendo una città-territorio, quindi diffusa, non solo l'Aquila, ma un po' tutto quanto il cratere, che ha qualcosa di stupendo, perché oltre a essere rinnovata, nuova, vivibile, stiamo tornando a una condizione di vivibilità che non avevamo fino a qualche tempo fa, stiamo avendo una città che è più sicura sia dal punto di vista sismico, ma anche dal punto di vista della sostenibilità. Abbiamo edifici che sono all'avanguardia dal punto di vista tecnologico per quanto riguarda le fonti di energie alternative, coibentazioni energetiche, ma soprattutto quello che più ci piace far capire e il livello di sicurezza abbiamo raggiunto. Perché? Perché molti edifici durante a seguito del sisma non hanno avuto danni sensibili, quindi sono stati classificati direttamente agibili, edifici A agibili, e in quanto tali riutilizzati dal giorno dopo, diciamo, immediatamente dopo agli eventi sismici. Oltre a questi edifici abbiamo avuto poi altre varie classificazioni, in cui la peggiore sono gli edifici classificati E inagibili, alcuni dei quali crollati o parzialmente crollati. Ebbene, su questi edifici per norma siamo costretti a fare una serie di interventi per migliorare il livello di sicurezza sismica, innalzarlo almeno, al 60% di quello che è la sicurezza sismica di un edificio di nuova costruzione. Quindi questo ci lascia pensare e capire che molti edifici che sono oggetto di interventi di riparazione dell'edificio esistente hanno un indice di sicurezza notevolmente maggiore rispetto a quello che avevano prima del terremoto. A questo dobbiamo aggiungere anche edifici che sono stati o demoliti o che erano crollati e che sono stati ricostruiti. Questi edifici chiaramente, essendo nuove costruzioni, rispettano appieno le regole attuali e quindi hanno coefficienti di sicurezza pari a 1, quindi è un edificio adeguato in quanto nuova costruzione. È interessante anche vedere che ci sono dati pubblici evidenti, che possono essere evidenti a tutti quanti, sul sito dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione del Comune dell'Aquila, usra.it, dove possiamo vedere su delle schermate quali sono gli edifici che sono stati oggetto di intervento e qual è il loro indice di vulnerabilità sismica, anche se qui il concetto è un po' diverso, pre e post intervento. Cliccando su un edificio qualsiasi possiamo andare a vedere che cosa era, come era classificato prima dell'intervento. Aveva una classificazione ante intervento di indice di vulnerabilità sismica e passa da D a B, in una scala da cui G è il livello più scarso, per arrivare a una classificazione A+. Questa classificazione con queste lettere è quella che viene utilizzata per il sisma bonus che, guardate, è importante, questa è una norma nazionale che si basa proprio, è stata emanata per migliorare l'indice di vulnerabilità sismica e quindi la sicurezza degli edifici, e l'intera norma è stata sviluppata sui dati della ricostruzione del Comune dell'Aquila, perché con questi dati sono riusciti a dire la verità a Re Luis in particolare, quindi stiamo parlando del Federico II di Napoli, l'Università Federico II di Napoli, siamo riusciti a parametrizzare quali possono essere i costi necessari per ricostruire o per migliorare le condizioni strutturali degli edifici. Sempre su questo sito è possibile comunque andare a vedere anche una mappatura di quelli che sono gli edifici che sono stati oggetto di demolizione e ricostruzione. Quindi vedete tutti questi edifici che disseminati adesso in questi istanti, l'inquadratura è riferita soltanto al centro storico, dentro le mura del centro storico del capoluogo della città dell'Aquila, ma su questo sito potete trovare informazioni generiche su tutto quanto il territorio comunale. Si vede quelli che sono gli edifici che sono stati ricostruiti, quindi questi edifici sono tutti quanti adeguati sismicamente, vuol dire che sono sicuri al 100%.
Oggi noi abbiamo una conoscenza all'Aquila approfondita, parlo dell'Aquila inteso come tutto quanto il cratere, come tutto quanto sistema del cratere, dove per norma, per fortuna, siamo stati obbligati anche quando facciamo ogni singolo intervento e quindi facciamo indagini nel sottosuolo, siamo costretti a caricare su un sito della regione tutti quanti i risultati delle nostre indagini geognostiche, quindi abbiamo una mappatura completa, precisa e puntuale di tutto quanto il territorio. Abbiamo conoscenza di quello del sottosuolo, che è fondamentale avere questa conoscenza del sottosuolo per le interazioni che può avere sotto sisma, sotto uno scuotimento sismico con le sovrastanti strutture. E abbiamo parimenti una conoscenza approfondita di quelle che sono le condizioni attuali degli edifici. Vedere come sono stati modificate nel corso del tempo queste condizioni. Ecco, possiamo vedere, modificando e cliccando sui vari parametri, vi invito a farlo direttamente, non voglio tediarvi più di tanto nell'operatività del sito. Questo è un WebGIS, quindi è già referenziato, potete avere tutte le informazioni, sono pubbliche, queste sono di accesso a tutti, proprio aperte per poter permettere a tutti quanti di poter capire quali sono le condizioni di sicurezza in cui si trova la nostra città. E quando dico città, continuo a ripetere, è intesa come città-territorio, non è limitata soltanto al capoluogo del centro storico, al capoluogo del comune dell'Aquila, come stiamo vedendo nelle immagini, ma è riferita all'intero cratere, perché sull'intero cratere si sta ragionando e stiamo portando avanti una serie di interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza sismiche, ma non solo questo, perché che cosa si sta facendo anche di diverso? L'Aquila, per esempio, è diventato un modello da prendere un riferimento un po' non solo in Italia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo, per l'applicazione di nuove tecniche, nuove tecnologie che forse neanche quelli che pensiamo potrebbero essere più avanzati sotto questo profilo, per esempio i giapponesi, non stanno utilizzando e non hanno ancora utilizzato nei loro territori. Oggi stiamo sperimentando l'applicazione di materiali nuovi, tecniche nuove, e tenete presente che l'entrata in vigore delle nuove norme tecniche delle costruzioni, e quindi stiamo parlando di costruzioni di strutture, nuove norme strutturali, sono entrate in vigore a seguito del terremoto del 2009. Tanto è vero che l'entrata in vigore è stata anticipata al 1 luglio 2009, quindi tutta la ricostruzione del comune dell'Aquila e dei comuni del cratere coinvolti dal sisma 2009 si basa con l'applicazione delle nuove norme che stravolgono completamente quelle che erano le precedenti previsioni normative. Passiamo a un nuovo concetto di norma. Un nuovo concetto di norma, e passiamo anche a capire quali sono le vulnerabilità degli edifici, perché oggi quello che si sta facendo all'Aquila è non solo la riparazione del danno, che è comunque una cosa importante e fondamentale, oppure anche il recupero delle parti monumentali, cosa sicuramente interessantissima da perseguire ad ogni costo, ma stiamo anche andando a risolvere quelle che sono le vulnerabilità di ogni singolo edificio, quindi andando a rimuovere quelle o migliorare quelle parti di strutture che mal si potrebbero comportare o mal si sono comportate con un evento sismico. C'è qualcosa che si sta facendo in maniera intensiva. Questo dobbiamo anche vedere che ormai la ricostruzione del comune dell'Aquila e del cratere è in uno stato avanzato, parliamo sempre di ricostruzione privata chiaramente, è in uno stato avanzato, deve essere completata, c'è bisogno ancora di diversi interventi, ancora non possiamo ritenerci soddisfatti di aver raggiunto l'obiettivo. Però sicuramente possiamo asserire, e asserisco con forza, che quello che abbiamo fatto ha un sapore diverso dal punto di vista di salvaguardia della vita umana, perché sappiamo che i contenitori che sono stati restituiti ai proprietari oggi hanno una sicurezza almeno 3 volte maggiore di quella che avevano prima dell'evento sismico, anche non considerando i danni apportati al terremoto. Quindi a parità, senza danni, considerare una struttura prima del sisma e considerarla oggi, quella stessa struttura è stata migliorata 3 volte rispetto a quella che era. E questo anche le strutture che comunque avevano resistito al terremoto, quindi sono miglioramenti apprezzabili. Tutto questo è anche connesso poi a una nuova visione anche dei sottoservizi del comune dell'Aquila e del cratere sicuramente, perché si stanno rinnovando completamente con nuove reti, ma anche reti intelligenti, abbiamo cunicoli intelligenti che eliminano tutta una serie di orpelli, quali cavi che attraversano i centri storici. Stiamo cercando di piano piano di riportare tutto quanto nel sottosuolo, facendo nuovi interventi che migliorano la fruibilità dei centri storici anche per questo profilo.
L'edilizia privata ormai è arrivata nel Comune dell'Aquila a un buon 60% della ricostruzione, questo vuol dire che il 60% del territorio comunale lo possiamo asserire come sicuro e, possiamo, e ci sentiamo tranquilli nel vivere le nostre abitazioni, frequentare i nostri luoghi, i nostri edifici, non abbiamo timore di quello che è il terremoto, certo, questo sempre nella considerazione che l'evento sismico possa essere paragonabile a quelli che usiamo come sisma di progetto, però ci piace pensare che non abbiamo più quei timori che avevamo prima del 6 aprile, oggi non abbiamo più bisogno di essere rassicurati per poter frequentare le nostre abitazioni, lo facciamo liberamente e senza problemi.